Teramo, quanto è importante la partita di domani? È molto importante per dare tranquillità comunque a quello che la squadra sta facendo, alla classifica, e dare continuità di prestazione, di risultati. La squadra è cambiata tantissimo da quando è arrivato il mio. 8 punti dalla Regina, sono tanti secondo te? Ma io penso che la Regina sta facendo un campionato importante. Noi non siamo partiti benissimo, ora siamo in netta ripresa. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità di prestazioni, di risultati. Poi dopo ancora siamo a novembre, quindi è ancora molto presto, anzi ad aprile. Quindi... Per Vivarini questo è un Bari ancora in crescita, un Bari che deve trovare ancora forse la sua identità. In percentuale secondo te il Bari quanto è pronto? No, ma il Bari, ripeto, è cresciuto tantissimo e ora direi che ha trovato continuità, ha trovato certezze, si vede comunque un'idea, hanno un'idea comune, hanno un blocco di squadra importante, hanno un sistema di gioco che stanno cominciando a conoscersi meglio, quindi sono cresciuti sotto tanti punti di vista, infatti non è un caso aver fatto 10 risultati. Quanto ti convince questo modulo? Secondo te è la strada giusta? No, un modulo, noi abbiamo adottato 2 moduli, adesso sta facendo un altro tipo di modulo, ma un modulo che la squadra può fare benissimo e lo sta interpretando nel migliore dei modi. Sicuramente c'è tanto da lavorare, loro lo sanno, è un modulo che può dare soddisfazione. Grazie. È stata una grande vittoria, una grande prestazione su un campo difficile dove una squadra non aveva mai perso in casa, su un campo difficile, impraticabile, invece la squadra ha avuto la pazienza, la credibilità e ha avuto anche delle ottime cambiature. La squadra prende consapevolezza partita dopo partita, ha certezze importanti, quindi è normale che i risultati aiutino a lavorare meglio.